Amici sportivi, il più cordiale dei saluti a tutti. Benvenuti qui al Campo Falco di Albino, dove è in programma la 20ª giornata, nonché quinta di ritorno del campionato di eccellenza Girone C. Si affrontano le formazioni dell'Albino Gandino e del Ghedi. Vedete le due squadre schierate al centro del terreno di gioco. Le formazioni, il Ghedi che gioca in maglia blu con calzettoni verdi è schierato col numero 1 Iacovelli, 2 Bosetti, 3 Provenzano, 4 Giovinetti, 5 Gaspari, 6 Paderni, 7 Serlini, 8 Lonardi, 9 Paghera, 10 Martinelli, 11 Berta. L'allenatore, il signor Roberto Avanza, portato in panchina il numero 12 Marcolini, 13 Versaci, 14 Tura, 15 Coffetti, 16 Giorgi, 17 Botsfai, 18 Pesce e 19 Spanò. Risponde l'Albino Gandino, in completa tenuta gialla ed è schierata col numero 1 Bogazzi, 2 Carrara, 3 Curnis, 4 Savoldelli, 5 Noris, 6 Piantoni, 7 Ongaro, 8 Franchini, 9 Carobbio, 10 Confalonieri, 11 Zanga. In panchina l'allenatore signor Roberto Radici ha portato il numero 12 Tanghetti, numero 13 Masinari, 14 Ribolla, 15 Fratus, 16 Benzoni, 17 Cornelli, 18 Anzaui, 19 Beloli e 20 Tiraboschi. Intanto il direttore di gara ha fischiato l'inizio della partita, ricordo il signor Mirko Pelaia della sezione di Pavia. I suoi collaboratori di linea sono il signor Andrea Corvino della sezione di Monza e Veronica Maffi della sezione di Abbiategrasso. Tutto dunque è iniziato in questa gara, spettatori che stanno ancora così portandosi sulle tribune qui del Falco, giornata piovosa ma non troppo fredda, terreno come al solito in ottime condizioni. Albino Gandino arriva a questa gara e deve sicuramente ritrovare la vittoria, reduce da 3 sconfitte consecutive. La formazione di Roberto Radici, appunto sconfitte patite contro appunto domenica scorsa qui in casa contro il Telgate, poi la sconfitta col Breno e la sconfitta di Bedizzole, dunque quest'oggi contro il Ghedi. Ghedi ricordo che ha 22 punti in classifica, mentre l'Albino Gandino i punti ne ha 27, ma il Ghedi ha una partita da recuperare, ricordo, contro la Bedizzolese, partita che verrà recuperata mercoledì 13. Intanto la rimessa laterale per la formazione di casa, servito Carobbio, viene fermato Carobbio, il pallone esce, dunque la rimessa in gioco è a favore del Ghedi, subito effettuata col tocco arretrato per Bosetti che lancia lungo in profondità. Attenzione, Curnis deve accorrere, esce anche dalla porta Bogazzi, è un po' in difficoltà Bogazzi sulla pressione portata dal numero 9 Paghera, riesce a comunque controllare la sfera. Ora viene servito Noris, il lancio lungo impreciso, palla direttamente che va a terminare in fallo laterale, rimessa in gioco per il Ghedi, effettuata il rimpallo, prova a ripartire Franchini con il tocco per Carobbio, lo scatto di Carobbio che può aprire sulla sinistra, questo inserimento, attenzione all'inserimento di Piantoni, palla rimessa in mezzo, Ongaro cerca di dare ordine al centrocampo, sventagliata troppo forte sulla destra per Savoldelli e la palla va a terminare in fallo laterale, rimessa in gioco dunque per il Ghedi, palla che è uscita e dunque sul contrasto la rimessa laterale assegnata all'Albino Gandino con il suo capitano Savoldelli, palla per Confalonieri, ancora Savoldelli sul contrasto, c'è un rimpallo, Franchini cerca di intervenire, poi Berta sul contrasto, ancora un doppio rimpallo, riconquista palla Albino Gandino con Carrara Francesco, poi Curnis, l'apertura per Savoldelli che la gioca su Franchini, ecco l'1-2 con il lancio ancora per Savoldelli che va sul fondo ma non riesce poi a mantenere entro il rettangolo di gioco la sfera, dunque si riprenderà con il rinvio da fondo campo a favore del Ghedi, superato il terzo minuto di gioco e in completa rossa all'estremo difensore della formazione di Roberto Avanza
Iacovelli rimette in gioco la sfera subito, l'appoggio in avanti per Martinelli, il contrasto, poi recupera palla Serlini. Serlini viene fermato ottimamente dal recupero difensivo di Carobbio. Franchini, attenzione Norris, poi il tocco per il lancio in avanti di Kurnis, ancora Ongaro, suggerimento in avanti, ma c'è l'intervento di Leonardi. Palla, attenzione al rimpallo, Francarà, Francesco alla meglio sul contrasto, riesce a servire Zanga, l'appoggio all'indietro, ancora Savoldelli che ha subito fallo, ferma il gioco il direttore di gara e comanda il calcio di punizione a favore della Vinogradino. Vinogradino dunque che si trova al settimo posto del campionato, anche se diciamo ha giocato una partita in più rispetto a alcune squadre che le stanno dietro, ma comunque quest'oggi deve ritrovare la vittoria dopo appunto tre sconfitte patite negli ultimi tre incontri. Intanto attenzione, palla pericolosa in area, respinta, poi Ongaro riconquista palla, prova il lungo rilancio sulla destra, mette giù Zanga, stinge al centro Zanga, lo scatto di Zanga, l'apertura sulla sinistra per Carobbio, Carobbio cerca di andare via, attenzione velocità di Carobbio, entra in area, traversone intercettato da Bosetti con palla messa in calcio d'angolo. Siamo al quinto minuto, partita che è iniziata su buoni ritmi, con buone velocità entrambe le formazioni, siamo solo al quinto, ma ora c'è l'angolo per la formazione di Roberto Radici. Calcio d'angolo che sta per essere battuto da Ongaro, traversone sul primo palo, palla allontanata e la sfera va a terminare in fallo laterale, rimessa in gioco che sarà effettuata dal numero 6 Piantoni. Palla all'indietro, poi Kurnis, Norris, parte il lancio sulla destra, attenzione ancora Savoldelli, traversone di Savoldelli intercettato, ancora Franchini, riceve palla Franchini, cerca l'1-2, palla in area, attenzione con Falonieri e poi la conclusione, c'è il gol! E c'è il gol di Ongaro che aveva iniziato l'azione e poi è andato a concluderla, dunque dopo sei minuti si sblocca il risultato con il gol di Ongaro, che ha cercato subito lo scambio con i compagni, poi si è inserito molto bene con decisione, è andato al tiro, nulla da fare per Iacovelli, risultato sbloccato in pratica alla prima vera azione offensiva costruita dalla formazione di Roberto Radici e dunque la Vinogradino è passata in vantaggio grazie al gol di Federico Ongaro, ricordo classe 98, centrocampista della formazione della Vinogradino. Intanto il Ghedi possesso di palla con Martinelli, poi c'è un retropassaggio, viene servito Gaspari, parte il lungo lancio di Gaspari, attenzione, palla che viene controllata da Paghera, palla all'indietro Serlini, Serlini attaccato da Ongaro, traversone, blocca il portiere Bogazzi, e praticamente non aveva ancora notato nessun episodio rimarchevole in questa gara fino al gol di Ongaro, ovviamente la prima azione costruita con una certa pericolosità. Attenzione ora a Ghedi, la reazione della formazione di Roberto Avanza, tocco in mezzo, palla riconquistata da Ongaro, poi lo scatto di Carobbio, Ongaro riceve una palla un po' difficile, viene fermato, l'inserimento di Leonardi, intercetta tutto Kurnis che poi con calma riesce ad allontanare cercando di servire con Falonieri, in mezzo a due è riuscito a toccare, ma la palla riconquistata dal Ghedi con Giovinetti,
tocco arretrato su Paderni, poi Provenzano, lancio lungo, troppo lungo però, per il tentativo di Lorenzo Paghera, palla sul fondo per il rinvio di Bogazzi. Dunque partita che per il momento è iniziata bene per quanto riguarda l'Avvino Gandino, con il gol che ha sbloccato la gara dopo 6 minuti. Intanto il lungo lancio di Noris, intercetta Paderni, poi ancora a centrocampo Franchini, attenzione al contrasto, Franchini riesce a superare un avversario ma nel contrasto viene atterrato fallosamente, calcio di punizione dunque fischiato dal signore Mirko Pelaia per l'Albino Gandino, con il lancio subito per Zanga che prova a inserirsi, andato a chiudere Paderni, palla ancora che però termina in fallo laterale sul difficile controllo di Capitan Savoldelli. Rimessa in gioco dunque per il Gheri, palla in profondità, lo stacco di testa di Carrara Francesco, altra rimessa laterale per la formazione del Gheri. C'è una spinta intanto di Paghera vista dal direttore di gara, che non può far altro che comandare il calcio di punizione che con calma sarà battuto da Mattia Noris. Invece in avanti Savoldelli, Savoldelli riesce a sgusciare sulla destra, traversone insidioso, palla intercettata, ancora Savoldelli può riproporre il tro, palla lunga, corre Piantoni, Ongaro, parte un traversone di Ongaro in area, palla però che non viene intercettata dai compagni e termina direttamente sul fondo. Intanto il rinvio di Iacovelli, classe 99, estremo difensore del Ghedi, palla in avanti per Paghera, interviene Zanga, anche il direttore di gara è andato a parlare credo con Franchini. Franchini è autore di questo fallo, calcio di punizione sulla tre quarti campo, viene servito Gaspari, poi Bosetti, parte il lancio intercettato con Falonieri per Franchini, si propone ancora Zanga sulla destra, avanza Franchini, l'appoggio per Zanga, Franchini riceve ancora, traversone troppo corto, interviene Savoldelli, altra palla messa nell'area e rinviata dalla difesa del Ghedi. Cerca la ripartenza ora la formazione ospite. Buono l'intervento di Piantoni che riesce a fermare Martinelli mettendo la palla in fallo laterale. La rimessa in gioco, palla controllata da Bosetti, poi Paderni, avanza Paderni, tocco in mezzo su Giovinetti, palla all'indietro, ancora un lunghissimo lancio che viene di testa Savoldelli, parte una conclusione, deve intervenire Bogazzi e poi sul rinvio la palla termina in fallo laterale. Dunque Bogazzi è stato impegnato su questa conclusione dalla distanza. Tanto con Falonieri cerca di liberarsi, mezzo a due, ma finisce per trascinarsi la palla in fallo laterale. Riparte davanti ora il Ghedi con Paderni. Appoggio, lo scambio ancora, palla che viene poi appoggiata all'indietro su Iacovelli. Gaspari, avanza Gaspari, tocco in mezzo per Lonardi, attenzione al lancio, palla buona per Paghera che può entrare in area. Paghera, palla messa in mezzo, intercettata da Piantoni, ma la palla rimane ancora lì, conclusione respinta e poi
Carobbio allontana spedendo la palla però in tribuna. Sta portandosi in avanti con una certa pericolosità il Ghedi dopo aver subito il gol di Ongaro. Attenzione, ancora questa palla va a chiudere Kurnis. Riesce a proteggere bene la sfera, ha subito anche un colpo. La palla è terminata poi sul fondo. Bogazzi ha scambiato con Norris. Parte il lungo rilancio di Norris. Attenzione all'inserimento di Ongaro. Ongaro a spazio, avanza Ongaro. Apertura sulla sinistra per Carobbio. Carobbio punta l'avversario al limite dell'area. Ancora Carobbio. Palla messa in mezzo, ma viene intercettata. Ora c'è la ripartenza, va però a chiudere Savoldelli e anche Franchini, ma la rimessa laterale viene assegnata al Ghedi. Palla in avanti, vediamo, c'è un fallo commesso da Paghera. Calcio di punizione dunque per l'Albino Gandino. Ci stiamo avvicinando al primo quarto d'ora di gioco di questo incontro con l'Albino Gandino che sta conducendo per 1-0 il gol di Ongaro dopo 6 minuti. Intanto Carobbio all'indietro per Piantoni. Piantoni prova il suggerimento, buono il tocco di Confalonieri. Poi anticipato Zanga, per l'arbitro tutto regolare. Interviene Norris. Buono il tocco per Ongaro. Avanza Ongaro, apertura sulla destra per Savoldelli. Partita vivacissima. Palla giocata all'indietro ora per Carrara Francesco. Poi Norris. Cerca questo scambio 1-2, palla troppo lunga di Zanga che cercava di restituire l'1-2 a Savoldelli. Impreciso però questo suggerimento, palla direttamente sul fondo. Dunque riparte ora il Ghedi con questo lancio in avanti. Ongaro, buono il suo controllo. Scambio con Zanga, ancora Ongaro. Finta di Ongaro, tocco per Franchini. Controllo difficoltoso di Piantoni, poi l'intervento di Kurnis in difesa. Poi Franchini, Savoldelli sul contrasto, rimessa in gioco a favore dell'Albino Gandino. Palla indietro, Carrara Francesco, Ongaro. Poi il tocco di Piantoni, ma non c'era nessun compagno. Palla rilanciata lunga, interviene Norris. Ancora poi Franchini che ha appoggiato all'indietro, ancora Ongaro. Avanza Ongaro, l'apertura sulla destra per Savoldelli. Attenzione, parte il traversone Savoldelli, la respinta di Paderni, ancora Savoldelli. Vediamo se riesce ancora a mettere in mezzo un pallone. Palla all'indietro, Franchini alza questo campanile, la respinta con i pugni del portiere. Poi l'arbitro vede un fallo e fischia un calcio di punizione per il fallo commesso ai danni di Iacovelli. La ripartenza del Ghedi, palla però intercettata da Carobbio, palla che esce, rimessa in gioco a favore del Ghedi, prova a portare palla Giovinetti, lancio in avanti, attenzione, 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 palla gol, grande risposta. E poi ancora una clamorosa deviazione. Il Ghedi è andato vicinissimo al pareggio. Grande Bogazzi con una grande risposta, una gran parata.
sulla conclusione da parte del numero 7 Serlini, e poi sulla successiva conclusione non so chi è riuscito in qualche modo a deviare un gol che sembrava praticamente fatto. Calcio l'angolo dunque per il Ghedi con l'Albino Gandino, che ha rischiato tantissimo. Sul primo palo la risposta, l'intervento ancora del numero 4 Giovinetti, la respinta ancora della difesa dell'Albino Gandino, poi Bosetti rilancia lungo, la palla viene controllata da Bogazzi, veramente ha rischiato tanto la formazione di Roberto Radici sull'azione di poco fa costruita dalla formazione di Avanza. Intanto il lancio, cercare con Falonieri, la deviazione di testa, palla appoggiata all'indietro, Gaspari, porta palla Gaspari, tocco sulla sinistra per Bosetti, attenzione al lungo lancio ancora per Serlini che rimette in mezzo, poi Kurnis va a chiudere, Carobbio, Ongaro, porta palla Ongaro, poi Noris, supera un avversario, ancora Noris, poggio sulla destra per Savoldelli, lancio in area di Savoldelli, anticipato con Falonieri, palla ora conquistata ancora dall'Albino Gandino, Ongaro, parte il lancio sulla sinistra per Carobbio, ancora Piantoni, ancora Ongaro, si riparte da lui, tocco per Noris, lancio di Noris al limite dell'area, mette fuori di testa Paderni, ancora Ongaro, attenzione con Falonieri, si era incuneato in mezzo a due giocatori del Ghedi, poi è terminato a terra per l'arbitro, tutto regolare. È intervenuto Iacovelli, lungo rilancio sul rimpallo, poi viene anticipato Paghera che però recupera palla, ancora questa azione, interviene ancora Ongaro di prepotenza, l'appoggio per Confalonieri, Ongaro, poi Piantoni, appoggio all'indietro verso Kurnis, cambia gioco Kurnis per Savoldelli, poi ancora Carrara Francesco con calma, Noris, palla per Kurnis, ancora Noris, ancora Ongaro, lancio lungo di Ongaro, palla allontanata di testa da Provenzano, ancora Provenzano che recupera il pallone, Giovinetti, sul contrasto c'è un fallo fischiato dal direttore di gara, calcio di punizione dunque per il Ghedi quando siamo giunti esattamente al 22esimo minuto di questo primo tempo. Partita molto equilibrata, molto giocata in velocità dalle due formazioni. Vino Gandino è riuscita a sbloccare il risultato dopo 6 minuti con Ongaro. Ma attenzione ora al Ghedi che ha già effettuato un paio di azioni veramente pericolose che hanno impensierito il portiere Bogazzi, nonché tutta la difesa dell'Albino Gandino. Intanto prova Savoldelli sulla destra, poi Carrara, Franchini, attenzione sulla pressione, è costretto a appoggiare all'indietro, poi c'è il rilancio di Bogazzi, palla deviata da Berta, è rimessa laterale per l'Albino Gandino che viene effettuata da Savoldelli. Franchini, Savoldelli, Franchini, cerca l'1-2 nello stretto ma il pallone esce. La rimessa in gioco di Provenzano,
appoggio di Berti in avanti, poi ancora un rimpallo con il retropassaggio su Iacovelli. Gaspari, Paderni, 1-2, poi Giovinetti, lancio in mezzo, apertura sulla destra per Serlini, traversone insidioso, c'è il colpo di testa con il pallone bloccato da Bogazzi. Ungaro, Kurnis, Carobbio, Kurnis, Bogazzi prova a calciare lungo, conquista palla Ungaro, poi Franchini, Piantoni, palla a metà strada, attenzione ora al rilancio, palla pericolosa in area e poi Piantoni va in copertura e riesce a spedire la palla in calcio d'angolo. E questo numero 7 Serlini ha già creato due o tre situazioni pericolose, molto veloce scatto appunto del giocatore sulla fascia destra e riesce a creare pericoli. Attenzione ancora, stesso traversone insidioso in area, palla deviata di testa da Ungaro e palla messa in calcio d'angolo dalla parte opposta, calcio d'angolo che sarà battuto da Michael Berta. Attenzione a questo tiro dalla bandierina, palla pericolosa, respinge Bogazzi, poi c'è un fallo, l'arbitro ferma una pericolosa ripartenza a mio avviso, fischiando questo calcio di punizione a favore dell'Albino Gandino, con Noris che scaraventa in avanti, poi Savoldelli, palla allontanata da Paderni, Kurnis, il lungo lancio di Kurnis imprendibile per i compagni, recupera Iacovelli, ancora Ghiri che manovra, attenzione al lancio su cui interviene bene Noris, poi Savoldelli colpisce malissimo Zanga e spedisce la palla in fallo laterale. Paderni, Gaspari, ancora Paderni, Giovinetti, 1-2, ancora Giovinetti, cambio di gioco per il solito Serlini, stinge al centro, tocco in avanti, Kurnis allontana. Rimessa in gioco dunque per il Ghedi, servito Martinelli, traversone Martinelli, il tocco, il tacco di Paghera a cercare un compagno ma la cosa non riesce e il pallone termina direttamente sul fondo quando siamo al 28esimo minuto, con l'Albino Gandino che conduce per 1-0 sul Ghedi e intanto c'è il rinvio di Giorgio Bogazzi. A centrocampo di testa, palla allontanata. Attenzione ancora al lancio lungo, lascia sfilare la palla Piantoni. Attenzione Noris, Franchini, Carrara, finta di Zanga, poi Savoldelli per Confalonieri, ancora Savoldelli,
che può aprire sulla sinistra. Carobbio, fuori gioco, si è alzata la bandierina del signor Andrea Corvino a segnalare la posizione irregolare di Carobbio. Dunque calcio di punizione battuto, avanza Gaspari, parte ancora un lungo lancio per l'inserimento di Paghera, buono il controllo di Noris che poi calcia in avanti, altra palla ributtata lunga che va a terminare in fallo laterale nei pressi della bandierina. Dunque rimessa in gioco per la formazione di Roberto Radici. Con Piantoni che va ad effettuare appunto la rimessa laterale. Di testa prolunga Ongaro, poi allontana Franchini. Palla ributtata in avanti, attenzione, ancora Giovinetti che appoggia all'indietro per Gaspari, ancora Giovinetti, apertura sulla sinistra, c'è questo 1-2, va a chiudere Savoldelli che nel scivolare a terra intercettato il pallone con un braccio, dunque calcio di punizione fischiato dal direttore di gara per il Ghedi, che ha avuto un'ottima azione dopo il gol subito. Attenzione a questo calcio di punizione, palla in area pericolosa, respinta e allontanata poi da Carobbio e poi Piantoni. Prova l'appoggio lungo per lo scatto di Carobbio. Carobbio prova a saltare l'avversario e qui ancora l'arbitro che lascia proseguire. E dunque non ha ritenuto falloso questo intervento sul tentativo di Carobbio. Ora c'è una rimessa laterale che viene effettuata da Savoldelli. Palla intercettata, ancora intervento, il lancio di Ongaro, palla messa fuori di testa. Intanto Lavino Gandino ci prova, ma adesso c'è una rimessa laterale per il Ghedi, effettuata Martinelli, lo scambio 1-2, ma interviene Ongaro con l'appoggio per Kurnis. Kurnis, ancora Franchini, parte il lancio di Franchini, interviene di testa Provenzano, riesce a intervenire fermando il tentativo di Savoldelli. Dunque la rimessa in gioco effettuata dallo stesso Savoldelli per Zanga, lancio di Zanga troppo in profondità, non c'è stata l'intesa con Savoldelli, dunque riparte il Ghedi, lancio in avanti, interviene Franchini, poi l'arbitro ha visto un intervento con un braccio di Franchini. Calcio di punizione battuto, ne è servito Paderni, tocco sulla sinistra. Ora questo intervento giudicato falloso di Carrara Francesco. Calcio di punizione. Ancora una punizione pericolosa questa per Vino Gandino, c'è
il tentativo direttamente in porta, e qui il pallone è terminato altissimo. Conclusione credo di Berta, che ha provato la soluzione personale anziché mettere in mezzo un pallone per i compagni. Ne è uscito un tiro da dimenticare, con palla altissima sulla porta di Bogazzi, che intanto è andato a rinvio. Savoldelli alza la palla, Campanile, poi ancora questo pallone sulla sinistra. Intervento poi di Kurnis, Zanga, Ongaro, Savoldelli, tocco in mezzo, deviazione, e in vantaggio Bosetti, che riesce a mettere la palla in fallo laterale sul tentativo di Carobbio. Piantoni va ad effettuare la rimessa laterale. Carobbio, ancora Piantoni, palla messa in mezzo, recupera la difesa del Ghedi, poi c'è questa bella azione di Piantoni, lo scatto di Piantoni che va sul fondo, traversone, vediamo, la rimessa in gioco è affidata al Ghedi, dunque assegnata al Ghedi, che prova a ripartire. Bosetti, lancio lungo, testa Paghera, poi Kurnis che può rinviare, Carobbio con Falonieri, buono questo tocco per Carobbio, conclusione di Carobbio, la respinta del portiere, poi Zanga in area, colpo di tacco, traversone deviato, palla che rimane lì, ancora un colpo di testa e ancora la parata del portiere. E dunque ancora Albino Gandino, che è riuscita questa volta a creare veramente un'azione pericolosa, conclusione forte ma un po' centrale, è stato bravo Iacovelli a respingere, intanto ancora il pallone intercettato e rilanciato in avanti da Provenzano. Palla controllata, tocco per Giovinetti, poi ancora Serlini, Giovinetti, cambiano ancora i due, poi il pallone arriva ancora Giovinetti, tocco per Paderni. Apertura sulla sinistra, poi Lonardi, Giovinetti, Bosetti, Gaspari prova un'apertura sulla sinistra per Berta, controllo però con un braccio visto dal direttore di gara e calcio di punizione dunque per la formazione di Roberto Radici. Noris calcia lungo in profondità a cercare con Falonieri, che ci arriva, ancora la finta, ancora con Falonieri, vediamo, prova a liberarsi, il traversone smorzato da Paderni e raccolto da Iacovelli. Ora Giovinetti, tocco su Gaspari, ancora Giovinetti, tocco verso Berta, Lonardi, attenzione ora questa palla giocata ancora dalla formazione Ghedi con Giovinetti, lancio, palla messa in mezzo pericolosa e poi è riuscito a rinviare con il fallo
commesso, credo, da Berta. Richiamato ora dal direttore di gara per questa situazione, mentre ci stiamo avvicinando al 39esimo minuto, con il punteggio sempre di 1-0 per l'Albino Gandino. Fischiato ora il fallo ai danni di Curnis, calcio di punizione dunque che viene battuto da Bogazzi. Palla in profondità, c'è il colpo di testa, la lunga respinta, attenzione, accorre Piantoni, poggio l'indietro per Bogazzi che è costretto a rinviare il pallone in fallo laterale. Giovinetti contrastato da Carobbio, altra rimessa in gioco. Rimessa in gioco Paderni, Gaspari, Paderni, ancora la palla intercettata per un attimo, ma viene fischiato un calcio di punizione. Giovinetti per Berta, palla all'indietro, Paderni, poggio sulla sinistra, palla intercettata, insiste ora sulla destra questa azione, ma Savoldelli viene fermato da Paderni che si era sganciato in avanti in precedenza. Dunque Vino Gandino che può effettuare questa rimessa laterale, di testa ha toccato Franchini, poi il pallone però recuperato dal Ghedi, retto passaggio su Iacovelli che va a rinvio, fuori gioco di rientro, si alza la bandierina della signora Veronica Maffi. Tocco sulla destra, Franchini, traversone intercettato, palla ancora respinta però, Curnis di testa, Ungaro, buono l'appoggio per Piantoni che ha spazio, Piantoni, traversone pericoloso, attenzione, conclusione di Carobbio da buona posizione, palla alta, ancora una buona iniziativa dell'Albino Gandino con Carobbio che è andato al tiro ma non è riuscito a centrare lo specchio della porta. Intanto il rinvio di Iacovelli, intervento di testa di Savoldelli, una palla recuperata ancora dall'estremo difensore del Ghedi. Mancano 3 minuti al 45esimo, poi vedremo se ci sarà del recupero. Palla intanto recuperata, Franchini, Zanga, cerca lo scambio con Falonieri, può aprire sulla destra per Savoldelli, traversone intercettato e palla allontanata in fallo laterale. Rimessa in gioco dunque che sarà effettuata dallo stesso Savoldelli. C'è che farsi vedere Franchini, riceve Zanga, tutto regolare ancora, riparte in avanti il Ghedi, ma è subito Albino Gandino che riconquista palla con Franchini, ancora Zanga in mezzo a due, poi sul contrasto, rimessa in gioco a favore dell'Albino Gandino. Qualche protesta in campo, subito sedata dal signor Mirko Pelaia che sta arbitrando questa gara che sta per
giungere ormai quasi al termine del primo tempo, manca un minuto e mezzo. Partita molto aperta, qualsiasi risultato. Albino Gandino è stato bravo a sbloccarla dopo sei minuti con Ongaro, ma poi situazioni da una parte e dall'altra. Ancora ora il Ghedi che ci prova sulla destra, Serlini, attenzione, pericoloso questo Serlini, traversone insidioso, ha segnato con una mano, ha segnato con una mano Paghera e viene ammonito. Si è visto nettamente il braccio alzato di Paghera che nello staccare ha deviato il pallone e giustamente è stato ammonito dal direttore di gara. Intanto il calcio di punizione che sta per essere battuto da Bogaz. Piantoni la rilancia lunga, poi con Falonieri in mezzo a due, c'è però un retropassaggio su Iacovelli che rilancia. Beh, proprio in questo istante, senza nessun recupero, il signor Mirko Pelaia manda le due squadre negli spogliatoi. Finisce qui dunque il primo tempo fra Albino Gandino e Ghedi, con l'Albino Gandino che è in vantaggio per 1-0 grazie al gol realizzato al sesto minuto da Ongaro. Questo è tutto, a risentirci per la ripresa. Amici sportivi, eccoci rientrati con le immagini qui al campo Falco di Albino, dove sta per avere inizio il secondo tempo dell'incontro di calcio fra Albino Gandino ed il Ghedi. Ricordo, partita valevole per la quinta giornata del girone di ritorno del campionato di eccellenza girone C. Il primo tempo si è chiuso con l'Albino Gandino in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Ongaro dopo sei minuti. Le formazioni che si affrontano per questa ripresa: il Ghedi che gioca in completa tenuta blu con i calzettoni verdi, è schierato con Iacovelli, Bosetti, Provenzano, Giovinetti, Gaspari, Paderni, Serlini, Lonardi, Paghera, Martinelli e Berta. Allenatore signor Roberto Avanza. Risponde l'Albino Gandino in completa tenuta gialla ed è schierata con numero 1 Bogazzi, 2 Carrara, 3 Cornis, 4 Savoldelli, 5 Nori, 6 Piantoni, 7 Ongaro, 8 Franchini, 9 Carobbio, 10 Confalonieri, 11 Zanga. L'allenatore è il signor Roberto Radici. Partita che è iniziata da 20 secondi, l'arbitro è il signor Mirko Pelaia della sezione di Pavia. I suoi collaboratori di linea sono il signor Andrea Corvino della sezione di Monza e Veronica Maffi della sezione di Abbiategrasso. Intanto il pallone all'indietro per Iacovelli che appoggia poi sulla destra per Bosetti. Intanto c'è un po' di oscurità e dunque è probabile che prima o fra poco, diciamo prima della conclusione della gara, vengano accesi i fari qui al campo Falco. Intanto il possesso di palla Paderni, apertura verso Gaspari, lancio in profondità, l'intervento in anticipo di Piantoni, poi il pallone controllato da Martinelli, apertura sulla destra, cerca questo scambio in avanti, attenzione Paghera, Paghera prova a mettere in mezzo Zanga, riesce ad allontanare poi con Falonieri, questo scambio con Ongaro, apertura sulla destra per Carobbio che non ci arriva, rimessa laterale a favore del Ghedi, subito effettuata. C'è il lancio in profondità, interviene Noris in anticipo, apertura sulla destra per lo scatto di Savoldelli, però non fa in tempo ad arrivarci e la rimessa in gioco subito effettuata. Siamo al secondo minuto della ripresa quando Giovinetti, apertura sulla destra per Gaspari, poi Bosetti, palla indietro
ancora un lungo lancio, interviene Norris che riesce a respingere, ancora insiste in avanti però il Ghedi, partita che ricordo è stata apertissima per tutto il primo tempo, e questa si presenta con una ripresa ancora tutta da vedere. Paderni, Gaspari, lancio lungo di testa, l'intervento di Piantoni, palla messa in fallo laterale, ancora pallone riconquistato ora da Carobbio, riesce ad appoggiare, poi Ongaro si distende in avanti, Ongaro, attenzione, possibilità, apertura sulla destra per Zanga, tra scivolo, momento del traversone, c'è una deviazione, palla recuperata dal portiere. Riparte davanti il Ghedi. Giovinetti, sventagliata sulla sinistra, va a chiudere Carrara Francesco, che riesce anche a respingere, palla però recuperata ancora dalla formazione ospite. Giovinetti, 1-2, palla messa in mezzo, Piantoni allontana, Paderni, controllo, l'appoggio per Iacovelli, ancora Paderni, il rilancio, palla intercettata, Franchini resiste a una carica, poi appoggia all'indietro Curnis, Ongaro, Savoldelli, Carrara, Franchini, Carrara, sopra un avversario, avanza Carrara, appoggio sulla destra per Savoldelli, traversone insidioso ma bloccato a terra dall'estremo difensore Iacovelli. Intanto Ghedi che prova a ripartire, palla intercettata, Bosetti ancora, detto passaggio per Gaspari, poi Giovinetti, Paderni, ancora il lancio di Giovinetti sulla destra, controllo però difficoltoso di Serlini che si trascina direttamente la palla in fallo laterale, subito rimessa in gioco sul rimpallo, vediamo, rimessa in gioco è a favore dell'Albino Gandino. Con Piantoni. Attenzione, Norris che interviene con Falonieri, riesce a aprire sulla destra per l'inserimento di Savoldelli. Traversone di Savoldelli, ne esce un tiro cross e palla che termina direttamente sul fondo al sesto minuto. Il punteggio sempre di 1-0 della Vino Gandina sul Ghedi. Tanto cerca questa azione la formazione ospite, ma la palla esce, dunque la rimessa di Piantoni, palla ributtata ancora fuori, e Piantoni che può effettuare la rimessa laterale. Franchini, 1-2 con Falonieri, prova a superare un avversario, poi il recupero di Bosetti che ferma questa azione di Luca Confalonieri mettendo il pallone in calcio d'angolo, dunque angolo per l'Albino Gandino, va a battere questo tiro dalla bandierina Ongaro. Traversone, attenzione Franchini, da sottomisura, un'autentica palla gol questa, con
Franchini, che non è riuscito, la sottomisura un po' anche sbilanciato, non è però riuscito a trovare il colpo di testa vincente da sottomisura. Intanto il pallone recuperato da Zanga, l'arbitro fischia un calcio di punizione a favore del Ghedi. Forse Zanga ha toccato la palla con un braccio, non l'ho visto bene. Tanto sul rilancio Paghera, la gira di testa, pallone riconquistato per un attimo da Bino Gandino, ma ancora Ghedi che insiste, apertura sulla destra per Serlini, ancora Serlini, secca l'1-2, conclusione poi di Martinelli, conclusione di sinistro, però un pallone che termina alto sulla porta di Giorgio Bogazzi. Intanto il rinvio di Bogazzi, colpo di testa al centrocampo di Lonardi, credo. E intanto arriva la prima sostituzione, esce il numero 10 Martinelli ed esce anche il numero 3 Provenzano al Botschwai, entra in campo con la maglia numero 17. Dai ragazzi, tutti insieme, dai. Dunque è anche il 14 Tura, dunque sono entrati Botschwai con la maglia numero 17 e Tura con la maglia numero 14, dunque al posto di Martinelli e Provenzano. Doppio cambio dunque effettuato dall'allenatore Roberto Avanza dopo praticamente 10 minuti della ripresa, una doppia sostituzione. La rimessa laterale di Savoldelli, palla respinta, tocco indietro di Botschwai, ancora questa palla messa in mezzo, avanza Gaspari con un lungo lancio di testa, Carrara, Francesco Botschwai la gioca subito sulla sinistra per Berta, prova a entrare in area Berta, palla messa in mezzo, anticipato Botschwai, Franchini, Carrara, Francesco allontana, anticipato con Falonieri, dall'intervento di Lonardi, palla messa in fallo laterale, partita che rimane apertissima. La rimessa in gioco di Savoldelli per Zanga, fermato fallosamente, calcio di punizione. Carobbio, sono di Carobbio, fermato, attenzione alla ripartenza, lo scatto di Paghera, su di lui Curnis. Poi si è toccato la palla con un braccio Paghera, calcio di punizione battuto, Ongaro, Carobbio, Carobbio sulla pressione, vediamo se riesce a giocarlo, Franchini riesce a recuperare, poi Doris, lancio intercettato, poi Carrara, Francesco, fallo commesso da Berta, calcio di punizione, sulla palla Noris, Franchini, Zanga, Savoldelli, Franchini, traversone, palla in angolo,
Calcio d'angolo dunque per la formazione di casa. Verrà a battere il numero 7. Federico Ongaro, mentre si vanno piazzando al centro dell'area i giocatori del Mino Gandino. Ecco il traversone sul secondo palo, palla respinta di testa, prova a ripartire ora in velocità Curnis, anticipa Bossuai con il rilancio poi di Bogazzi per Carobbio. Franchini, lo scatto di Carobbio sul contrasto, c'è una rimessa laterale a favore dell'Albino Gandino, rimessa in gioco che sarà effettuata da Piantoni, mentre vediamo, cerca di farsi vedere Carobbio, ancora Piantoni sul contrasto, rimpallo e pallone poi va a terminare sul fondo. Palla sulla destra ora per Gaspari. Ancora questo lancio in verticale. Franchini, anticipato per un attimo Carobbio, poi ancora la ripartenza di Ongaro, anzi di Piantoni, che mette in mezzo, deviazione di testa. Poi il pallone allontanato da Tura. Ongaro. Noris, azione personale di Noris, apertura sulla destra per il traversone basso di Savoldelli, intercettato da Paderni. Riparte il Ghedi, Tura, tocco in mezzo su Giovinetti. Poi c'è questo appoggio sulla destra. Palla messa in mezzo, buono questo anticipo ancora di Ongaro, fallo su Zanga. Serlini, commesso fallo, calcio di punizione subito battuto, inserimento ancora di Savoldelli, finta di Savoldelli, entra in area, Savoldelli finisce poi per perdere il pallone. La ripartenza ora del Ghedi. Bassuai, interviene ancora Ongaro, parte il lancio a cercare con Falonieri isolato in avanti, ancora con Falonieri, tocco per l'inserimento, ancora con Falonieri in area, grande conclusione respinta di Iacovelli che ha impedito il 2-0. Grande azione e con Falonieri è andato alla conclusione a colpo quasi sicuro, ma è stato bravissimo Iacovelli a coprire in uscita allo specchio della porta e intercettare la conclusione del bomber dell'Albino Gandino. Tanto c'è un fallo, calcio di punizione, calcio di punizione al centrocampo con il pallone ora sul punto di battuta. Giovinetti pronto a battere, palla in avanti, interviene Franchini, tutto regolare, lo scatto di Confalonieri, Franchini prova a entrare in area, palla messa in mezzo, troppo arretrata per Carobbio, ancora un'occasione veramente pericolosa questa. Attenzione, ancora si lotta su tutti i palloni, poi c'è il fallo commesso da Carobbio e calcio di punizione, ma Albino Gandino che è andata vicina al gol del 2-0. Ancora Giovinetti ora che prova un lungo lancio, attenzione, va a chiudere Noris. Attenzione, ancora una palla sulla sinistra, Serlini,
Nuova la conclusione. Con palla che va sul fondo, ma si è alzata la bandierina dell'assistente. C'era una posizione di fuori gioco. E dunque gioco fermo, calcio di punizione a favore dell'Albino Gandino, quando siamo quasi giunti al 18° della ripresa, ma partita che rimane vivace come lo era stata per tutta la prima parte di gara, e anche in questa ripresa continua lo stesso trend di gioco. Intanto il pallone arriva a Iacovelli. Giovinetti, tocco ancora per Paterni che avanza, porta su il pallone, il centrale del Ghedi, appoggio sulla sinistra, fuori gioco di Serlini, calcio di punizione. Con calma Noris spedisce lungo a cercare Confalonieri, controllo di Confalonieri, poi si inserisce Franchini, Carobbio ora per Franchini, prova a liberarsi, viene fermato, poi sul contrasto rimessa laterale conquistata da Carobbio. Rimessa in gioco, palla messa in mezzo, fermato Confalonieri, non c'è una deviazione, arriva Curnis, il lungo rilancio con Confalonieri che si disinteressa del pallone essendo chiaramente in posizione di fuori gioco. Riparte ora il Ghedi, attenzione questa apertura sulla sinistra, troppo in profondità per il tentativo di Tura, anzi di Tura che si era sganciato in avanti. La palla però termina in fallo laterale. 20° della ripresa, sempre 1-0. Savoldelli per Confalonieri che la gira in mezzo, poi c'è il fallo di Franchini su Lonardi, calcio di punizione. Battuto Batshuayi, tocco in avanti sul rimpallo Carobbio, Piantoni, lancio per Carobbio anticipato, ancora Piantoni che interviene, Franchini, Piantoni, palla riconquistata ancora da Franchini, Noris, il rilancio, poi il colpo di testa di Tura che travolge Zanga e il signor Pelaia fischia il calcio di punizione a favore dell'Albino Gandino, con veramente dunque calcio di punizione per la formazione di Roberto Radici, apertura sulla sinistra, Carobbio stinge al centro, prova il traversone intercettato da Gaspari, sul rilancio interviene Curnis, mette la palla in fallo laterale, rimessa in gioco Lonardi. Berta Lonardi, Giovinetti, Tura, tocco in mezzo ancora Giovinetti, lancio in verticale Paghera, Tura, Giovinetti, c'è questo scambio, la ripartenza, fermato però Franchini, ancora Tura
che cambia il gioco dalla parte opposta. Bosetti, Gaspari, lancio in verticale, Vasciuai cerca questo 1-2, Savoldelli, rilancio troppo lungo per Confalonieri, insiste il Ghedi, apertura sulla destra, traversone, Paghera di testa, palla poi allontanata in fallo laterale da Kurnis. La rimessa in gioco effettuata. Berta, palla indietro. Lo scatto in avanti. Ora di Gaspari, poi questa azione fermata per un attimo, ma insiste il Ghedi. Ancora un lancio in avanti. Attenzione. Vasuai, palla messa in mezzo, la conclusione troppo debole, respinta, ancora il pallone che va a terminare poi in fallo laterale. Sta soffrendo un po' la Bino Gandino in questa fase di gara. Siamo al 24esimo della ripresa, mentre intanto, come già annunciato in precedenza nel corso della cronaca, sono stati accesi i fari qui sul campo falco. Intanto il pallone contrastato e allontanato, con Falonieri fermato, ancora Bassuai, azione personale, riesce a toccare sulla destra, parte un traversone un po' troppo lungo, vediamo. Palla che è uscita, segnalazione di Veronica Maffi. Pallone è uscito, rimessa in gioco a favore della Bino Gandino. Con Carrara Francesco, sfiora Franchini, poi con Falonieri. Palla respinta in qualche modo. Giovinetti 1-2, Bassuai, ancora stazione di Berta, traversone, conclusione di sinistro di Lonardi, tiro da dimenticare, palla altissima. Ci sono ancora 20 minuti da giocare, ma sicuramente 20 minuti che lasceranno in apprensione i sostenitori sia della Bino Gandino che del Ghedi, mentre intanto arriva la prima sostituzione per quanto riguarda la formazione di Roberto Radici. Esce Ongaro, al suo posto entra Ribolla, primo cambio dunque effettuato da Roberto Radici. Un'uscita di Ongaro, autore del gol del vantaggio della Bino Gandino dopo 6 minuti di gioco del primo tempo. Ora il suo posto è stato preso da Ribolla. Intanto il gioco è stato fermato, calcio di punizione, intervento di gioco pericoloso di Confalonieri. Intanto il pallone in avanti, Carrara Francesco, atterrato fallosamente, attenzione. Arriva il primo giallo della partita, ne ha fatto le spese Jacopo Lonardi per il fallo commesso ai danni di Carrara Francesco. Batterà il calcio di punizione Mattia Noris. Deviazione di Carobbio con palla recuperata dal portiere. Tanto assiste il Ghedi. Tocco in avanti. Berta all'indietro.
cambio di gioco di Paderni, poi il recupero di Rivolla, il rilancio un po' corto, attenzione, ancora il Ghedi che insiste, palla giocata al limite dell'area, interviene Noris resiste, poi Piantoni con Falonieri, appoggio per Rivolla prova ad andare via sulla sinistra, ecco il traversone pericoloso, la palla rimane lì, anticipato poi all'ultimo istante Carobbio. Buona azione di Rivolla sulla sinistra, ha messo in mezzo un pallone pericoloso che in qualche modo la difesa del Ghedi è riuscita a respingere. Tanto Savoldelli va ad effettuare la rimessa laterale, lancio a cercare Franchini mantiene in gioco la palla, poi ora Carobbio, Savoldelli fermato, ancora il pallone allontanato, viene fischiato un fallo ora a Carrara Francesco, a mio avviso questo fallo non c'era. Intanto Ghedi che riparte, palla sulla destra, retropassaggio ancora Gaspari, Paderni, Serlini, Giovinetti, cambio gioco sulla destra, avanza Bosetti, Bozzuai, si libera Bozzuai, cerca lo scambio, palla sulla conclusione, respinge Noris, ancora Paderni, Serlini, palla ancora lì dietro, Giovinetti, un'apertura sulla destra, attenzione, traversone insidioso, bloccato a terra da Bogazzi. Riparte Labino Gandino quando abbiamo superato la mezz'ora di gioco della ripresa. Franchini, Carobbio, l'apertura per Savoldelli, palla un po' lunga, vediamo la spinta giudicata regolare su Savoldelli, palla che è terminata poi sul fondo. Ora c'è un altro cambio, esce il numero 8 ed entra il numero 19, dunque entra Lorenzo Spano ed è uscito Lonardi, e il terzo cambio effettuato dall'allenatore Roberto Avanza con Spano che è entrato in campo. Dunque, tanto vediamo, ci sono ancora delle disposizioni. C'è un po' di confusione sulla panchina. Sulla panchina del Ghedi, intanto il gioco riprende. Palla all'indietro. Il controllo di Paderni. Apertura sulla destra per Gaspari. Bassuai fermato dall'intervento di Zanga. Calcio di punizione battuto. Tura che avanza, tocco in avanti, ancora il pallone sulla sinistra per Serlini, attenzione, palla messa in mezzo, respinge in qualche modo Noris, poi Franchini, lo scatto di Carobbio,
inseguito fallosamente dal numero 7 Serlini. Anche qui a mio avviso, quando si fa un fallo da dietro, in teoria di regolamento ci dovrebbe essere la munizione, così non è stato. Calcio di punizione che sarà battuto da Noris dopo 33 minuti. Lancio a cercare Zanga che non ci arriva di testa, palla sul fondo. Il pallone ora giocato da Iacovelli sulla destra per Bosetti, lancio in avanti di Bosetti, c'è il colpo di testa e poi intervento su Confalonieri. Palla recuperata ora da Berta, palla intercettata da Curnis, poi Franchini, Carrara, Francesco, Noris, buona apertura sulla sinistra per Carobbio, si propone anche Piantoni, riceve palla Piantoni. Piantoni prova ad andare sul fondo, retropassaggio, ribolla, traversone, intercettato Franchini per ribolla, azione di ribolla, fermato la ripartenza, attenzione Noris che va a chiudere su Paghera. Carobbio, Zanga fermato da Giacometti, poi c'è il recupero di ribolla, Noris, palla indietro ancora, Noris, avanza Noris, lancio intercettato, poi Franchini, Curnis, anticipato Carobbio, palla che va a terminare in fallo laterale. La rimessa in gioco, servito ribolla, 1-2, Zanga contrastato, colpo di tacco, palla però che esce. Rimessa in gioco per il Ghedi quando mancano 10 minuti al 90esimo, sempre 1-0 il risultato al Bino Gandino. Tanto Noris, Franchini, ribolla, Savoldelli. Savoldelli all'indietro per Carrara, Francesco, poi riceve Franchini. Il traversone di Franchini in area, troppo in profondità per Confalonieri, e la palla termina direttamente sul fondo per il rinvio di Iacovelli. C'è intanto un fallo di Zanga su Bossuai, calcio di punizione battuto subito, c'è il lungo lancio sulla destra, palla recuperata e messa giù, poi da Spano, poi ancora questo scambio, attenzione Bosetti, traversone, c'è il colpo di testa di Savoldelli e poi interviene Bogazzi e con le mani mette ancora in gioco Savoldelli. Tanto qualche problema per Piantoni che a terra, qualche problema per il numero 6 dell'Albino Gandino, Stefano Piantoni, che comunque sembra in grado di proseguire. Intanto la rimessa laterale restituita all'Albino Gandino con il rilancio di Bogazzi, poi ribolla con Falonieri fermato. Attenzione alla ripartenza del Ghedi, 1-2, attenzione Serlini, azione di Serlini, ma intervento di Carrara Francesco con palla messa in fallo laterale.
la rimessa in gioco. Giovinetti, poi Tura, parte un traversone ora insidioso, colpo di testa di Curris che allontana, poi c'è un intervento su Carobbio, tutto regolare, rimane a terra Carobbio, l'abito ha lasciato proseguire questa azione, parte un traversone e la girata pericolosa da parte del numero 11 Berta, palla sul fondo. Mentre intanto c'è stata una ammonizione. Norris per proteste. Ha protestato Mattia Norris per la situazione in precedenza e l'arbitro è stato il giallo nei suoi confronti. Tanto c'è un colpo di testa di Bassuai, poi recupero di Piantoni. Carobbio. Norris. Lancio di Norris a cercare Savoldelli. Su di lui però l'intervento di Tura, che la gioca poi in mezzo. Serlini. Giacometti, palla intercettata da Norris, poi Carobbio che non aggancia, palla recuperata da Bassuai. Giacometti, Serlini, parte un traversone insidioso e la palla termina sul fondo. Partita che rimane ancora apertissima, lo è stata per tutta la gara. L'incantesimo è stato rotto dopo 6 minuti di gioco nel primo tempo dal gol di Ongaro, poi azioni da una parte e dall'altra, dal possibile 2-0 al possibile 1-1 in diverse circostanze. Ed ora intanto siamo arrivati a 5 minuti dalla fine, più eventuale recupero. Sistelghedi, poi Gaspari, Giovinetti, Bassuai, Piantoni deve andare a chiudere, lo fa, lasciando poi terminare la palla in fallo laterale. E la rimessa in gioco dunque per la formazione di Roberto Radici. Deviazione di testa, palla recuperata da Giovinetti che la ributta in avanti. Attenzione, Norris in qualche modo riesce a intervenire allontanando la minaccia in fallo laterale. Tura con le mani per Giovinetti. Giovinetti insiste con il passaggio sulla destra, parte un traversone di testa a Curnis, palla allontanata, ancora Giovinetti cerca l'1-2, attenzione al traversone insidioso, la respinta in qualche modo di Bogazzi. Poi ancora il Ghedi con Serlini, questo 1-2 recupera Bogazzi, con calma si appresta ad effettuare il suo rinvio. Parte il rilancio di Bogazzi sul rimpallo. Giovinetti all'indietro per Paderni, anticipo di Zanga, poi con Falonieri, prova a entrare in area, ha messo giù al limite, viene ammonito
Paderni per il fallo commesso ai danni di Confalonieri, che stava per entrare in area ed è stato fermato fallosamente con l'ammonizione per Paderni per il fallo dunque su Confalonieri. Qui c'è questo calcio di punizione mentre siamo quasi giunti al 43esimo della ripresa. Quattro uomini in barriera sistemati da Iacovelli. È pronto Savoldelli, traversone, colpo di testa di Paderni, palla recuperata da Gaspari che allontana di testa Carrara Francesco, poi la rovesciata di Savoldelli con il pallone messo in fallo laterale, rimessa in gioco per la formazione del Ghedi. Avanza Giovinetti, poi ancora Serlini, conclusione pericolosa e la risposta di Bogazzi con deviazione in calcio d'angolo. Insiste il Ghedi in questo finale di gara mentre stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco, poi vedremo il recupero, ma attenzione a questo angolo, traversone insidioso, c'è una deviazione, poi è andato al tiro Bassuai con palla alta. Il pallone ora verrà rimesso in gioco da Bogazzi. Stiamo aspettando l'indicazione del recupero, vedremo poi la lavagna luminosa. Intanto il rilancio di Bogazzi, palla ributtata in avanti, Noris calcia lunghissimo, attenzione con Falonieri per l'arbitro. C'è fallo di Confalonieri mentre ci sono 3 minuti di recupero. Siamo già entrati nell'extra time di questa gara appassionante. Intanto il pallone recuperato, attenzione Confalonieri prova il tiro Confalonieri e non trova però la porta. Tanto il tocco, lancio lungo, attenzione Noris deve chiudere. Savoldelli, pallone intercettato, poi interviene anche Franchini, palla ributtata in avanti, Savoldelli contrastato, poi il pallone, attenzione al limite, intervento di Noris, poi c'è il colpo di testa, Franchini prova ad allontanare per il colpo di testa di Confalonieri a cercare, oh, un intervento veramente duro di Serlini su Zanga, viene ammonito Zanga, incredibile, viene ammonito Zanga, incredibile questa decisione arbitrale. Proprio qui sotto la tribuna un intervento veramente duro di Serlini ed è stato ammonito Zanga. Parte il calcio di punizione, palla in area, va a chiudere molto bene Curnis e lascia terminare la palla sul fondo, ma veramente siamo rimasti un po' tutti allibiti per questa decisione. Intanto siamo oltre il 92esimo, il rinvio di Bogazzi. Vai a casa la domenica, oh pezzo!
palla in avanti, colpo di testa poi di Franchini per lo scatto di Carobbio, prova a entrare in area, palla messa in mezzo, anticipato con Falonieri all'ultimo istante. Il lungo rinvio, attenzione, deve staccare di testa Noris, poi ribolla, anticipato da Batshuayi, ancora questa azione da parte del Ghedi, palla messa in mezzo, calcio d'angolo, ma siamo già al 93esimo, forse questa sarà l'ultima azione della gara. Abbiamo superato i 3 minuti di recupero. Attenzione a questo tiro dalla bandierina, traversone, colpo di testa di Noris ed ecco che arriva il triplice, fischio di chiusura, finisce qui questa partita importantissima per l'Albino Gandino che doveva vincere e l'ha fatto vincendo appunto per 1-0 contro il Ghedi, il gol realizzato dopo 6 minuti da Ungaro. È stata una partita apertissima, vibrante per tutti i 93 minuti visti in, dunque, qui sul terreno di gioco del Falco, e con questa vittoria l'Albino Gandino sale a quota 30 in classifica e interrompe la serie negativa di 3 sconfitte. Dunque grande vittoria della formazione di Roberto Radici su quella di Roberto Avanza per 1-0. Questo è tutto, Gido Bismetti per la cronaca e Renzo Belotti per le riprese, danno appuntamento con le prossime partite dell'Albino Gandino.